Ciao a tutti, oggi iniziamo una rubrica che con delle brevi clip vuole rendere semplici e accessibili a tutti le notizie che interessano il settore energetico. Oggi parliamo di caro bollette. Allora, abbiamo letto su tutti i quotidiani che da gennaio sino a marzo di questo anno i consumatori domestici in regime di maggior tutela soffriranno un rincaro delle bollette elettriche pari a circa il 55%. Cerchiamo di capire il perché di questi aumenti. Allora, le cause sono essenzialmente due: da una parte l'aumento dei prezzi del gas naturale e dall'altra l'aumento dei prezzi della CO2. Capiamo quindi perché l'aumento dei prezzi del gas naturale ha portato ad un aumento delle bollette elettriche. Per capire questo dobbiamo fare un passo indietro e capire come funzionano i mercati elettrici. Per produrre l'energia elettrica che consumiamo a casa oppure attraverso le attività produttive si possono utilizzare diverse fonti di produzione, vale a dire il sole, il vento, il carbone o il gas naturale. E, dato un certo ammontare di consumi in una certa ora, questi consumi sono soddisfatti dalle diverse fonti secondo un ordine che segue il costo di produrre elettricità da queste fonti. Quindi si inizia, dato il consumo di una certa ora, il consumo elettrico di una certa ora, a utilizzare gli impianti elettrici che producono elettricità dal sole e dal vento, per poi passare quindi da quegli impianti a quegli impianti elettrici che producono elettricità e quindi permettono di soddisfare il consumo di una determinata ora che appunto la producono da carbone e poi da gas in questo ordine. Quindi sostanzialmente avremo, secondo questo ordine, che la fonte eolica, la fonte fotovoltaica sono le fonti meno costose per produrre energia elettrica, a seguire poi abbiamo carbone e gas. Però che cosa accade? Che per quanto siano meno costose di altre fonti, sole e vento non sono sempre disponibili in modo sufficiente in tutte le ore del giorno per soddisfare appunto i consumi di una certa ora. Ed ecco quindi che quando sole e vento non sono sufficienti a soddisfare i consumi di una determinata ora che entrano in gioco le centrali a carbone e successivamente le centrali che producono energia elettrica da gas naturale. Ora, i mercati elettrici europei sono organizzati, funzionano secondo delle regole uguali per tutti sostanzialmente. E quindi, diciamo, in virtù di queste regole si ha che la tecnologia, la fonte che per ultima è chiamata a soddisfare i consumi elettrici di una certa ora, sarà poi quella fonte anche che definirà il costo di acquisto dell'energia elettrica sul mercato. Quindi nel caso che abbiamo visto, nell'esempio che abbiamo fatto, che è un esempio poi vicinissimo alla realtà, avremo che in quasi tutte le ore del giorno il prezzo di acquisto dell'energia elettrica è fissato dalle centrali alimentate a gas naturale che entrano in funzione appunto per produrre energia elettrica. Ora cerchiamo di capire quindi perché, dato questo funzionamento del mercato, il prezzo del gas naturale è aumentato. Il prezzo del gas naturale è aumentato perché si è registrato sostanzialmente un aumento della domanda di gas naturale a fronte della riduzione dell'offerta di gas naturale. Quindi questo squilibrio, questa maggiore domanda rispetto all'offerta ha fatto sì che il gas naturale si rendesse una risorsa scarsa, quindi in un certo senso più pregiata, se così vogliamo definirla, che ne aumentasse quindi il valore e quindi conseguentemente il prezzo per poterlo acquistare. Perché quindi si è verificato questo squilibrio? Da una parte si è avuto un aumento della domanda dovuto alla ripresa dell'economia e quindi dei consumi industriali, successivamente le misure di lockdown dovute alla pandemia. Inoltre poi è arrivato l'inverno e quindi sono anche aumentati i consumi di gas naturale per ai fini, no, del riscaldamento degli ambienti domestici o dell'acqua. Mentre al contempo si è verificata una riduzione dell'offerta, da una parte perché le riserve di gas naturale sono inferiori rispetto a quelle dell'anno scorso, dall'altra perché vi è stata meno produzione di gas naturale e vi è stata meno produzione di gas naturale perché l'anno scorso i prezzi di gas naturale
erano, del gas naturale erano più bassi e quindi essendo più bassi i produttori avevano meno incentivo, no? Erano meno invogliati ad operare attività di estrazione e produzione di gas naturale perché poi questo, diciamo, la produzione che ne sarebbe derivata sarebbe stata remunerata non, diciamo, in modo particolarmente quindi soddisfacente per loro. Quindi, poiché le centrali a gas per poter produrre hanno bisogno di gas naturale, quindi il gas naturale è la fonte, e quindi essendo il gas naturale la fonte per produrre energia elettrica dalle centrali elettriche, questo significa che il prezzo di acquisto del gas naturale è un costo per queste centrali. Questo significa anche che quando queste centrali sul mercato venderanno energia elettrica, la venderanno a un prezzo che dovrà coprire quindi questi costi appunto di acquisto del gas naturale. Ed ecco quindi che a fronte di maggiori prezzi del gas naturale si hanno quindi maggiori costi di acquisto di gas naturale per le centrali elettriche e quindi maggiori costi di produzione e conseguentemente nasce, sorge l'esigenza di vendere l'energia elettrica ad un prezzo più elevato per fare fronte quindi ai maggiori costi di produzione delle centrali elettriche. E quindi avremo che in gran parte delle ore del giorno sarà anche più elevato il prezzo dell'energia elettrica. L'altra causa invece che abbiamo detto che ha contribuito ad aumentare i prezzi dell'elettricità è appunto quello dell'aumento dei prezzi della CO2. Per poter produrre energia elettrica dalle centrali a gas si produce, si emette CO2. Questo vale anche per altre attività dell'economia. Pensiamo alla produzione di acciaio, per esempio. Da un po' di anni a questa parte l'Unione Europea ha stabilito che per poter operare, per poter effettuare dei processi produttivi, che da cui deriva appunto CO2, è necessario acquistare sul mercato organizzato, dedicato proprio a questo, dei permessi per poter emettere CO2. Questi permessi hanno un prezzo, quindi, e questo prezzo serve appunto per poter fissare il valore a cui questi stessi permessi sono poi scambiabili sul mercato organizzato. Negli ultimi mesi abbiamo osservato, oltre che un aumento del prezzo del gas naturale, anche un aumento dei prezzi della CO2. Questo perché? Perché da una parte si è verificato un aumento della domanda di questi permessi emissivi. Questo perché? Perché successivamente, no, le misure di lockdown, le attività produttive sono ripartite e quindi ripartendo, ovviamente hanno dovuto acquistare permessi per poter emettere CO2, dall'altra parte si è ridotta l'offerta, cioè vale a dire si sono ridotti i permessi disponibili sul mercato da poter essere acquistati. Perché si sono ridotti i permessi a emettere CO2 disponibili sul mercato organizzato di questi stessi permessi? Scusate il gioco di parole. Perché? Perché la Commissione, in base alle regole, diciamo, a delle normative che regolano il funzionamento di questo mercato, ha deciso che di anno in anno il numero di permessi disponibili dovesse diminuire. Questo perché? Perché diminuendo appunto l'offerta si genera, come abbiamo visto anche prima per il gas naturale, scarsità di questi permessi che diventano quindi più pregiati in virtù della loro scarsità e quindi ne aumenta il valore e quindi ne aumenta il prezzo. Questo perché? Perché in questo modo, facendo sì che aumenti il prezzo per acquistare permessi ad emettere CO2, si vuole indirizzare sostanzialmente l'economia, si vogliono indirizzare gli operatori economici a realizzare e quindi a mettere in esercizio attività produttive meno inquinanti, comunque diciamo più ambientalmente sostenibili. Come dicevamo, anche le centrali elettriche che producono quindi energia elettrica da gas naturale devono acquistare questi permessi. Anche l'acquisto di questi permessi è un costo, rientra tra i costi di generazione, tra i costi che queste centrali sostengono per generare energia elettrica e quindi anche qui le centrali elettriche a gas si trovano costrette a vendere l'energia elettrica sul mercato a un prezzo più alto per poter coprire quindi anche i costi che sostengono per acquistare questi permessi. Perché gli aumenti dell'energia elettrica che sono stati annunciati all'inizio di quest'anno e pari, ricordo, al 55% per i clienti domestici in regime di maggior tutela riguardano esclusivamente questo tipo di clientela?
ne parleremo nella prossima clip. Un saluto a tutti e grazie.